è un'invenzione leggendaria, non è mai esistita. È la cugina di Maria, madre di Gesù. È l'unica vera testimone della resurrezione di Cristo. È l'evangelizzatrice dell'Asia Minore. Ha abitato a Efeso e le sue reliquie sono state portate da Efeso a Roma durante una crociata. Il suo piede sinistro, il primo a entrare nel sepolcro, è conservato in Roma come una reliquia venerata dai fedeli. È la peccatrice perdonata. È il segreto che il Vaticano non ci vuole rivelare. È l'adultera. È l'amante segreta di Gesù. Ha avuto un figlio da Gesù e i suoi discendenti sono ancora tra di noi. È ambigua. Sensuale. È la donna che tutti vorrebbero. La donna ideale. Dan Brown, che ci dice tutta la verità, ci rivela che è stata la moglie di Gesù. È la vera autrice del quarto Vangelo. In realtà è Giovanni Evangelista, il discepolo amato, ma non potevano dire che era una donna e quindi lo fecero uomo nella tradizione. Cari amici del Dindon Caffè, buongiorno a tutti. Nella festa di Santa Maria Maddalena facciamo un pochettino di chiarezza, proprio perché in rete si trova di tutto e di più, le cose più strampalate, e anche le persone tentano a credere di più alle cose inventate che non alle cose reali. Ora, che cosa sappiamo di Maria Maddalena? Sappiamo davvero molto molto poco. In questo si vede un po' l'imbarazzo anche degli evangelisti nel raccontarci la frequentazione di Gesù con le donne, perché sicuramente era qualche cosa che alla mentalità dell'epoca dava molto fastidio. Ma attenzione, mi sa che non è cambiato poi così tanto, perché se il prurito di ascoltare qualche cosa ci fa credere a delle veramente storie assurde, devo dire che i tempi non sono mai molto cambiati. Il Papa, pochi anni fa, ha elevato Maria Maddalena al ruolo di apostola. Certo, non nel numero dei 12, eccetera, però a livello liturgico noi celebriamo la festa di Maria Maddalena. Questo spazza via le tante fantasticherie, perché appunto, se è più facile credere alle fantasticherie della Maria Valtorta che scrive il poema dell'uomo Dio, di Dan Brown, di Martin Scorsese con l'ultima tentazione di Cristo, di tanti documentari che troviamo, di trasmissioni televisive che mostrano segreti che il Vaticano non vuole rivelarci, il Vangelo ci parla di lei. E noi rimaniamo su quello che i Vangeli ci consegnano. Soprattutto l'Evangelista Giovanni, che ci consegna la pagina che oggi ascoltiamo nella liturgia e dalla quale testimonianza troviamo una donna che ha mutato completamente la sua vita. Si dice che da lei sono usciti 7 demoni. Non sappiamo che cosa voglia dire questo, se si trattasse di una patologia, se si trattasse di una situazione di vita, se si trattasse di uno stato emotivo. Ma di sicuro c'è stato un cambiamento radicale, un cambiamento totale. E la cosa più imbarazzante da una parte e dall'altra parte meravigliosa è che davvero lei è stata la prima testimone della resurrezione di Cristo, la prima ad aver incontrato il Signore. Lei che lo ha seguito nella sua predicazione, che lo ha seguito fino alla croce, e stavano presso la croce di Maria, presso la croce di Gesù, e lì si fa appunto il suo nome, e poi segue Gesù anche nella notte oscura della sua morte. Infatti si dice che lei andò di notte al sepolcro, l'ha visto e l'ha annunciato e non è stata creduta. E dentro in questo noi capiamo appunto l'imbarazzo del tempo. Le donne non potevano dare testimonianza. Questo era un retaggio antico e fastidioso, dopo cercheremo di capire se ne siamo completamente usciti. Non è sovrapponibile ad altre donne del Vangelo, e anche la sovrapposizione che anche in taluni periodi della Chiesa è stata fatta va demolita, perché non è attendibile. Sicuramente sappiamo dal suo nome la sua provenienza, quindi Maria di Magdala o Maria Maddalena,
Magdala era una piccola cittadina sulle rive del lago che con tutta probabilità è stata anche accampamento romano. Ed è chiaro che una donna in un accampamento romano può dare adito a tante dicerie, ma non lo sappiamo. In realtà non lo sappiamo. Un dato che ci sorprende è sicuramente il fatto che lei non riconosce Gesù. Ma come si fa a non riconoscere Gesù? E invece questo fatto è per noi importantissimo, perché si potrebbe ipotizzare che lei abbia visto la proiezione della sua disperazione, che lei abbia proiettato l'immagine di Gesù con la sua mente affranta per risolvere questo stato di angoscia. E invece guarda com'è bello il fatto che invece non lo ha riconosciuto. Quando viene riconosciuto? Quando si sente chiamata per nome, quando quella voce la chiama per nome. Ovviamente da un punto di vista esegetico, biblico, l'essere chiamati per nome significa l'essere conosciuti in profondità, l'essere davvero conosciuti secondo la propria storia. E la risposta è meravigliosa. Rabbunì, mio maestro, proprio lei che lo aveva seguito, che lo aveva visto morire sulla croce, che era andato a cercarlo nella notte. Ecco, lei che sta in questa situazione così drammatica, finalmente lo vede. Qual è il significato per la nostra vita spirituale? Rispondiamo un po' a questa domanda, ma rispondiamolo personalmente. Io credo che già il fatto che noi siamo morbosamente curiosi di sapere come fosse l'amore tra Gesù e Maria Maddalena ci dice che la nostra capacità di amare è molto bloccata. Tutte le leggende che si svolgono attorno a questa relazione e che fanno di questa relazione qualcosa di oscuro, di segreto, addirittura di morboso, dice che c'è una zona oscura e morbosa dentro di noi. Probabilmente se non riusciamo a capire che ci possa essere una relazione pienamente pura e ricca soltanto dell'amore e di un amore che trascende le fragilità umane, e probabilmente abbiamo proprio bisogno di riflettere. È molto bello che l'Evangelista Giovanni utilizzi un termine particolare, molto elaborato per dire questo dialogo tra i due, soprattutto quando Gesù dice non mi toccare. In realtà gli esegeti ci dicono che bisognerebbe tradurre con non continuare a toccarmi, che non è il fastidio di Gesù perché lei in quanto donna si butta ai suoi piedi, lo stringe, lo cinge, ma perché la bellezza di una relazione non è possedere. Una relazione trasformata dalla resurrezione non è mai possesso e non lo deve essere. Quindi dentro nella relazione tra Maria Maddalena e Gesù abbiamo delle indicazioni meravigliose sugli orizzonti dell'amore umano, che tante volte, tanto spesso nella nostra vita viene davvero avvilito e ridotto a possesso dell'altro. Quindi se ci sono dei risvolti importantissimi proprio per la vita della Chiesa, per l'evangelizzazione, questo primo risvolto ci tocca nelle profondità. Possiamo davvero domandarci: ma io sono capace di amare senza possedere? Dentro nella cerchia delle persone a cui io voglio bene, qual è il limite del possesso e qual è invece l'orizzonte dell'amare? E nello stesso tempo, quanto io voglio essere amato, amata, senza essere posseduta in senso totalizzante e avvilente? Dall'altra parte c'è tutto l'aspetto del ruolo della donna nella Chiesa. In questi 2000 anni tanti passi sono stati fatti, abbiamo avuto figure meravigliose, ma credo che siamo ancora molto indietro. Siamo ancora molto indietro perché molto immaturo è l'atteggiamento di tanti maschi, è l'atteggiamento di tante chiusure, ma è quella fatica che ciascuno di noi, maschio o femmina che sia, fa per uscire da una adolescenza e da una visione adolescente delle cose.
anche nella vita della Chiesa alcune rivendicazioni da parte delle donne di un ruolo, di potere, eccetera, dicono davvero profonde immaturità. Io vedo che le grandi figure femminili di santità non sono mai state rivendicative né di un potere né di un'autorità, ma hanno amato Cristo proprio come lo ha saputo amare Maria Maddalena. Io credo che in questa festa abbiamo modo di riflettere e abbiamo modo di approfondire, e se possiamo evitare di nutrirci di bazzecole, questo sarebbe proprio molto meglio, questo già sarebbe un grande favore che facciamo alla verità del Vangelo. Buona giornata a tutti e buona festa di Maria Maddalena, e con questo facciamo anche la festa a tutte le donne innamorate di Gesù.